Good morning, Dolly. C'ho le batterie due che mi si stanno scaricando. Nel senso che se le carico mi dà due palline, quindi devo stare attento. Se mi si mozza il video senza saluti, non fa niente. Allora, vado veloce. Gli ho fatto uno scenario, specie da quando ho aperto Rumble, che posso parlare molto più chiaro, in cui vi dicevo, senza che me lo ripeto, rivedetevi i video, comunque, che tutti... No, che comincia quelle di massa, saranno quelli morti, i futuri morti che faranno passare per... Ovviamente non lo possono coprire finunce perché uno dice ma noi eravamo tutti... Quell'altro era pure tutti, allora per si scopre il gioco. E allora cominciano da destra a mettere le mani avanti con le varianti e tutta sta storia. Non mi voglio ripetere. Ma con uno scenario del genere, con morti veri, dovunque, ognuno nelle case ne ha uno, due, sarà qualcosa di tremendo. E a quel punto noi dobbiamo trasferirci lì, noi dobbiamo stare già lì, perché se l'intelligence, l'informazione è tutto in qualunque cosa, specie nelle guerre, siccome siamo in guerra, questo, e la colpa sarà dei ragazzi e dei bimbi, e i morti saranno tutti, su qui lo studio dice, su 300 per esempio, 250, leggermente tra i due modelli, tutto il resto rimane lo stesso, ed è qui che le cose diventano leggermente strane. La sezione 31 del documento afferma che entrambi i modelli si basano su un assorbimento estremamente elevato dei vaccini e anche uno stratagemma per giustificare lo strancismo di coloro che si rifiutano di prendere parte a quello che è un esperimento umano di massa, quindi non che non terminerà prima del 2023. La domanda è perché? Perché non si tratta di un virus, si tratta di controllo, non l'hai ancora capito, è più di depopolazione. Qui abbiamo 5 mesi, poi è finita. In questi 5 mesi dobbiamo prima sapere che vogliamo fare quando saremo a quello scenario per non arrivarci o per lottarlo. Oggi dobbiamo mettere le basi, da adesso a 5 mesi tutta la controinformazione deve avere questo scenario davanti agli occhi perché sarà certo.